gente, parlo sottovoce perché sono le 2 di notte in hotel, ma tanto grazie al microfono della lavagna mi sentirete bene comunque, ma perché ci siamo alzati così presto? Perché oggi finalmente andremo a visitare la piana di Giza e le sue piramidi. Siamo precisamente a Marsa Matruh e adesso andremo alla reception dove ci caricheranno su un pullman in una durata di 6 ore, gente, 6 ore, manco in aereo ci ha messo 6 ore. Quindi prenderemo il pullman, ci ha detto poi di prenderci dei cuscini dall'hotel, infatti noi ci prenderemo i nostri cuscini qua, così che potremo dormire perché sarà proprio un lungo viaggio. Quindi supportate la serie, posso dire finalmente che questo sarà il video più epico che abbia mai fatto. No. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati sul pullman e ci hanno dato un pacco con dentro della la colazione che poi unboxerò quando sarà il momento. Poi c'è il deserto, credo sia l'autostrada del deserto che è bellissima. E adesso aspettiamo queste 6 ore di aereo per partire per arrivare. Partiremo da Marsa Matruh per arrivare fino al Cairo, a Giza, dove andremo a vedere le piramidi e faremo la cammellata attorno ad esse. Gente, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, non è ancora al Cairo, ma siamo arrivati in un autogrill che c'è qua fuori, ed è tutto in mezzo al deserto, cioè non riesco a farvelo vedere. In fondo è tutto deserto, poi c'è la superstrada che passano le macchine, adesso direzione sud, credo, da quella parte andiamo direttamente al Cairo. Parlo senza microfono perché l'ho messo nello zaino per paura di perderlo. Siamo in mezzo al deserto per adesso, tra 1 ora e 1 quarto arriveremo verso il... mamma mia che bella roba! E non è un edit, non è un edit. Comunque tra 1 ora e 1 quarto arriveremo presso la zona della piramide di Kefrem, mi pare. La vedremo tutta, poi faremo la cammellata attorno a tutta la piana di Giza, in cui vedremo anche le piramidi di Cheope e Micerino, mi pare. Si poteva fare anche la crociera sul Nilo, ma era troppo costosa e vabbè, già i cammelli sono molto fighi, quindi accontentiamoci. Welcome to Cairo. Come si può constatare, siamo nella zona montuosa del Cairo, solo montagne, quindi da adesso alle montagne, alle piramidi ci saranno solo montagne, perché non è solo sabbia, diciamo, è più un po' un sassi e sabbia, un misto. Comunque il Cairo è veramente enorme, tanto per farvi capire, ci sono 30 milioni di abitanti. Ci siamo, eccole là. Porca vacca, mi hanno sempre detto che era così grossa, ma c'è. Quelli che ci sono là sono pullman, che sono grossi come il nostro. Guardate in proporzione a tutta la piramide. Là dietro c'è la piramide di Cheope, non lo so, questa dovrebbe essere la piramide di Kefren. Gente, mi sono montato tutto quanto, il microfono, e siamo ai piedi della piramide di Kefren. Allora, questo è il quanto. È davvero enorme, tanto per farvi capire, qua c'è la mia mano. Non si capiva niente, ma adesso andremo vicino e la vedremo per bene. Eccoli qua, già pronti, guardali, già ansiosi di portarci a fare il giro per le piramidi. La situa non mi piace per niente perché, cioè, sono alti il Gesù, sono alti. Porca boh, cioè, guardate. Guardate quanto cacchio sono alti, guardate. Lo faccio senza microfono perché non parlare. No, thanks. I'm travel blogger. It's my job. Ok, maybe later I go back, I give him the telephone, good picture, good photo. No, thanks. Cercata lì cammello, veloce e anche snello, ti riesci a catturare con l'energia solare. Quella è la piramide di Micerino. Ciao amico mio, mi mancherai. Ciao. Adesso inaspettatamente ci avviciniamo alla piramide di Kefrem, credo che dovrebbe essere la più grande. E qua ci sono tutte le robe che adesso vi racconterò anche una chicca. Vediamo un po' cosa c'è nel pozzo. Niente, mi rifiuti, niente di che. Qua credo che ci siano tutte le piramidi, credo, cadute delle mogli dei faraoni.
Qua c'è la piramide di Khefren che adesso andremo pure a toccare, sì, perché è possibile toccarla. Noi siamo ai piedi della piramide e appena guardo in su vi farò venire le vertigini. Cioè, guardate che roba. Porca dai. Allora, questi sono i mitici gradoni della piramide. Adesso sto per toccare la piramide di Khefren dell'Egitto per la prima volta. Sentiamo un po' al tatto come sono questi gradoni. Ah, belli lisci, belli calcari, qua da 7000 anni. Ecco, guarda, questo non lo dovete fare. Ecco, non imbrattate le piramidi perché sì, c'è una roba calcare, infatti vedetela sulla piramide di Cheope, che c'è quella roba lì che è liscia in cima, che però dicono che o si è tolta col tempo, che cazzo? O si è tolta col tempo, oppure è caduta, oppure l'hanno presa per costruire chiese, monasteri e altre robe. Questa è la piramide, non riesco neanche a vederla. Questo punto qua l'ho visto tipo 250.000 volte su Assassin's Creed Origins, perché l'ho finito prima di venire qua, e quindi lo conosco, sono di zona. Adesso salutiamo la piramide, adesso andiamo a vedere il simbolo dell'Egitto, ovvero la Sfinge. Andiamo un poco a zoomare. Più vicino di così non si può. Questa è la Sfinge. Oh, adesso andiamo a mangiarci qualcosa. Piccola tappa in negozio di profumi. E adesso si trova pieno di specchi, tra l'altro. Vabbè, qua ci sono profumi davvero particolari. Vi li consiglio di prenderli. Tanto per farvi capire quanto come è messo l'Egitto. Cioè, proprio in un altro mondo. Cioè, qual è la pulizia? Guardate qua. Poi c'è gente che va in moto qua. Guardate. Senza casco. Oh, ecco qua, finito di mangiare. Là ci sono le piramidi, Micerino, Cheope e Khefren. Solo l'unica cosa brutta è che lì in fondo, cioè, è pieno di montagne di immondizia. Manco in Kenya, io forse sto esagerando, in Kenya magari ce n'è un po' meno. Comunque là dove eravamo noi, le piramidi, molto belle. La Sfinge credo che sia, vabbè, per di là. Qua c'è su sto mitico balconcino, abbiamo finito di mangiare, adesso andremo a visitare il museo egizio, dove ci sarà la vera maschera che ha usata da Tutankhamon. Grazie mamma, siamo arrivati al museo egizio, come si può constatare là dalle statue. Non credo di poter fare video perché c'è stato esplicitamente detto, quindi non so se riuscirò a farvi vedere la maschera di Tutankhamon o meno, ma adesso vedrò da farsi. Questa, quanto ho capito, è una copia della stele di Rosetta. Questo è il panorama su tutto il museo. Là in fondo ci sono delle statue. Qua c'è tutta la roba. Nefertiti. Ok, abbiamo visto un po' di roba. Adesso stiamo andando nella sala della maschera di Tutankhamon, ma non si può registrare. Sono appena stato dentro la stanza, ma non si poteva registrare. Ma ve la descrivo. La stanza è rettangolare. Su tutti gli angoli c'erano i cimeli suoi. E da una parte c'era la maschera, questa qua, fighissima, tutta in oro. Ed era così proprio, cioè, non era ricostruita, era così. Invece dall'altra parte c'erano i due sarcofaghi, perché Tutankhamon l'avevano messo in tre sarcofaghi, come una matrioska. Due sono qua, e quello dove c'è la sua salma è custodito nel museo di Londra. Questa, quanto ho capito, è la sedia del trono, da un valore inestimabile, mi dicono. Non ho idea di quanto, ma basta dire inestimabile per farvi capire di cosa si sta parlando. Sarcofagone, ci abbiamo poco tempo, faccio vedere il possibile, poi ce ne andiamo. Qua ci sono tutti i sarcofaghi delle persone che non hanno descritto durante il tour e vari effetti personali del faraone. Adesso però è arrivato il momento di uscire. Siamo usciti, esperienza del museo egizio bellissima, direi fatta. Peccato, davvero peccato che non si possono fare video in un paio di stanze solo. Se non era perfetto, ovvero la stanza di Tutankhamon e la stanza di un re che ci aveva un sarcofago completamente in argento. Comunque adesso andiamo a prendere il pullman e ce ne torniamo in hotel. Lo faccio adesso perché si vede bene, questo è il Nilo. E quindi con questo panorama alle spalle salutiamo il Cairo. E salutiamo Giza e le sue piramidi e il museo egizio. Questa è la dogana, una volta passata non si ritorna più indietro. Di là c'è il Mar Samatou, qua c'è il Cairo. Addio. Ci siamo fermati in questo autogrill, adesso ripartiamo.
poi con Waka Waka in sottofondo proprio on top il ritorno. Gente, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati, adesso andiamo a mangiarci qualcosa perché il ristorante è rimasto aperto apposta per noi. Poi ce ne andiamo in camera e vi chiudo il video. Gente, che dire, questa parte del vlog si conclude qua. Questa è la penultima perché dopo domani pomeriggio prenderemo l'aereo e ce ne andremo via. E adesso auguratemi buona fortuna perché li ho contati, sono 50, una roba tipo 50 video da editare e non sto scherzando. Comunque questo credo che diventerà un video leggendario, dipende se vi piace, perché è il contenuto più bello che fino adesso abbia portato sul canale, e a seguire la gita che ho fatto per trovare le balene a Porto Santo l'anno scorso. Quindi gente, io vi ringrazio, credo dal video più bello del canale. Ci vediamo domani con un'ultima parte del video. Bella!